Bentrovati a tutti, siamo al 10 novembre 2022, ci avviciniamo, c'è qualcuno che dice che praticamente siamo già a Natale in questo periodo, nel senso che ci avviciniamo all'appuntamento di fine anno, noi però vogliamo continuare a rimanere concentrati su quella che è la cultura d'impresa che con questo appuntamento settimanale noi cerchiamo di portare avanti da ormai circa 3 anni e non vi nascondo che oggi sento un po' di pressione sulle mie spalle perché ho 3 pezzi da 90 davanti a me e che vi presenterò tra pochissimo, ma credo che li abbiate già in parte riconosciuti. E quindi vi voglio dire solo una cosa: oggi parleremo di obiettivi, motivazione e aggiungo al titolo originale anche di contributi. E cercheremo di capire insieme come costruire un tema. Un clima aziendale, scusate, un clima aziendale corretto, giusto, performante, piacevole, il dipendente e anche per il datore di lavoro. Quindi ogni intervento, suggerimento, spunto e anche critica che dovessero arrivare per darci modo di continuare a riflettere su questo tema e continuare ad approfondirlo, sono assolutamente graditi. Noi li leggeremo e li vedremo in diretta, quindi non vi preoccupate. Proporceli su tutte le piattaforme dalle quali ci state seguendo. Da dove nasce questa diretta? Faccio una breve premessa perché è così, me la sento, mi sento di doverla fare. Nasce da un contributo su LinkedIn della quale cito una frase che mi è rimasta in mente, che è diventata un po' il mio incubo ricorrente, cioè io volevo capire qualcosa in più. La frase è questa: la giornata di ieri mi ha dimostrato come un ambiente senza obiettivi comuni chiari e condivisi esponga le persone a dover difendere la propria posizione con le unghie e con i denti. Ora, andiamo a conoscere chi ha scritto questa frase, come l'ha interpretata e cerchiamo di capire il perché obiettivi chiari effettivamente e motivazione possano fare la fortuna di un'azienda, oltre che il benessere di chi ci lavora. Quindi, insieme a me e ad Antonio Belloni, che è coordinatore del nostro Centro Studi Imprese e Territorio, ben trovato e congratulazioni Antonio, tu sai perché. Quindi ben trovato. Abbiamo con noi oggi, e sono davvero felice, li ringrazio di cuore, Enrico Zanieri, Project Manager e tantissimo altro, e LinkedIn Top Voice 2022. Ben arrivato Enrico, grazie di essere con noi. Ciao, buonasera a tutti. E Davide D'Ambrogio, Career Executive Coach, consulente HR e anche lui LinkedIn Top Voice 2022. Questo mi fa sentire grande pressione. Davide, ben arrivato. Grazie, grazie mille. Ciao, buonasera a tutti. Allora, un consiglio preliminare, seguiteli, nel senso seguite Enrico, seguite Davide, seguite Antonio e soprattutto seguite Imprese e Territorio. Bene, prima di iniziare volevo ricordare una frase, una lezione di Antonio Olivetti che secondo me è molto importante perché negli anni 50 lui affermava che produrre benessere, cultura e bellezza alla fine si scaricasse positivamente sul conto economico. Noi parliamo alle imprese ed è quindi giusto anche arrivare a questa conclusione. Ora, senza fare i cinici o i banali a tutti i costi, cominciamo perché c'è tanto da dire. Enrico, a te subito, al quale chiedo che cos'è il clima aziendale, perché cerchiamo un po' di capire in realtà cos'è questa parola attorno alla quale tutti costruiscono grandi storie e fantasie, quanto influisce sul business di un'azienda, anche di un'azienda di piccole e medie dimensioni. Enrico, dacci un po' il quadro della situazione e aiutaci a capire di cosa stiamo parlando. Allora, intanto parto dalla parola clima perché mi fa venire in mente il caldo e il freddo, no? La parola clima esprime già il concetto, no? Tu mi chiedi cos'è il clima aziendale, cos'è il clima? Quando entriamo in una stanza e percepiamo un clima caldo o freddo, fa la differenza su come ci sentiamo all'interno di quell'ambiente, no? E questo riferendosi alle piccole e medie imprese, cioè indipendentemente dalle dimensioni, cioè indipendentemente dal fatto che la stanza sia piccola o grande, il clima aziendale è come mi sento all'interno di quella stanza. E
E quando ci si riferisce ovviamente al clima aziendale, ci si riferisce anche a come le persone si sentono accolte e accettate all'interno dell'ambiente di lavoro. Quindi si richiama immediatamente un concetto di fiducia e di riconoscimento della persona. E questo chiaramente quanto influisce sul business in azienda? Tantissimo, perché pensate a quando entrate in un ambiente nuovo e vi sentite rispettati, e pensate a quando entrate nello stesso ambiente, magari trovate qualcuno che non vi accetta per quello che siete o non vi vede, diciamo, come un corpo estraneo. E questo ovviamente influisce sulle prestazioni, quindi quanto influisce sul business di un'azienda? Tantissimo, perché il business è poi funzione delle prestazioni delle singole persone e quindi di come si trovano all'interno dell'azienda. Vivo Olivetti, Enrico, che c'era arrivato molto prima, di quanto ci siano arrivati anche molti manager oggi. Davide, io passo da te perché voglio un po' capire, che ruolo ha e se puoi pesarmelo anche in qualche modo, a livello percentuale, l'imprenditore nel creare un buon clima lavorativo, cioè, quale attitudine, e stile deve maturare un titolare d'azienda per riuscire a creare un clima davvero positivo, davvero performante per la propria azienda, perché spesso, sai, si tratta anche di aziende di piccole dimensioni dove il clima aziendale diventa l'elemento portante poi per tutta l'azienda, no? Non siamo in una multinazionale, siamo in un'azienda magari di 15, 20, 50 dipendenti. Dove il senso di appartenenza può avere un peso ancora maggiore sulla performance, vogliamo dire, o semplicemente sul fatto che la gente si senta riconosciuta all'interno dell'ambiente. Che peso può avere l'imprenditore? Difficile individuare delle statistiche attendibili, tuttavia mi viene da dire che, facendo un paradosso, il 99% dell'impegno su quanto io riesco a creare un buon clima all'interno della mia azienda mi ritorna l'1% della responsabilità, nel senso che l'imprenditore è la figura che deve dare il là, che deve versare del buon champagne nella prima coppa in alto, a prescindere che sia una struttura gerarchica, piramidale o altro, però se il prodotto che viene versato dall'alto è buono, poi magari la parte di sporco che si può creare nell'ambiente è residuale. Ma quello che arriva in fondo a tutte le coppe che partecipano alla vicenda è chiaramente dell'ottimo champagne. Si suole dire che il pesce puzza dalla testa. A me piace pensare che la testa possa decidere che tipo di profumo posso mettere nella stanza affinché tutti ne possano beneficiare. Quindi decisamente un impatto importantissimo. È l'imprenditore che detta la cultura, è l'imprenditore che detta la linea. Quale stile deve adottare? Io mi associerei a tre concetti: impegno, affetto e comunicazione. L'impegno perché io devo poter mettere a terra delle azioni reali, quindi non si tratta soltanto di studiare dei manuali, di leggere dei bei libri o andarsi a vedere dei video su Olivetti, che insomma siamo in ritardo di 70 anni se non l'abbiamo ancora fatto, evidentemente, ma poi devo concretizzare assolutamente. Affetto perché devo poter vedere i benefici di quella roba lì, crederci e essere anche sentimentalmente legato a quei benefici, così che poi li possano vedere anche gli altri e io li possa trasmettere. E comunicazione perché senza quella poi io posso creare tutto il clima del mondo, ma non lo trasmetto agli altri, non viene condiviso e quindi poi aumentano i rischi di mele marce nel cesto. Questo per dare una risposta definitiva, io da imprenditore devo vedere la mia azienda come un grande cesto in cui ogni frutto ha il suo spazio per essere se stesso e per maturare. Se faccio questo, la singola mela marcia posso ancora averla, ma la posso individuare facilmente. Se non faccio neanche questo, qualunque frutto decide di marcire e il cesto poi lo posso buttare. Sì, è un ruolo molto attivo quello dell'imprenditore, mi pare di capire, no? Anche, lo chiedo anche a Enrico, cioè l'imprenditore non deve preoccuparsi solo di mettere mano alla macchina, no? Deve preoccuparsi anche di mettere mano al cuore, al cervello, alla motivazione dei propri dipendenti, no? Sì, diciamo che la macchina può andare anche da sé se i dipendenti sono motivati perché è in grado di essere attivata dai dipendenti stessi che sono il cuore pulsante del motore. Quindi direi che il ruolo dell'imprenditore è soprattutto quello di andare alla testa e al cuore delle persone e poi sono responsabili del risultato operativo.
Antonio, senti una cosa, dimmi che tipo di organizzazione deve avere un'azienda, anche una PMI, per offrire le condizioni idonee a instaurare questo clima positivo in azienda. Cioè, prova a farmi un elenco delle cose che non possono mancare in un'azienda affinché il clima sia positivo. È una domanda difficilissima perché... La cambiamo. Allora, Antonio. È difficilissima. Vai, vai. Perché probabilmente gli elementi buoni non sono elementi strutturali. Mi è venuto in mente che c'è stato un periodo negli anni 90 dove andava molto di moda l'open door management, no? Cioè l'idea mutuata un po' dagli Stati Uniti ma anche dal Giappone, dove l'open door, la porta aperta, era la metafora del fatto che il vertice o i vertici aziendali erano i primi a dover prestare l'orecchio a il clima, le informazioni, diciamo i dati e le informazioni di ritorno che arrivavano dai dipendenti. Però non so se gli elementi che fanno la ricetta buona siano elementi strutturali. Sicuramente, citando Tolstoi, no, con l'inizio di L'Incipit di Anna Karenina, dove dice che tutte le famiglie felici sono uguali, mentre ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Cioè ci sono sicuramente dei piccoli pochi ingredienti che funzionano davvero. Mi viene da dire, con tantissima forse banalità, rispetto alle parole intelligenti che hanno detto loro, e mi rifaccio alla parola un po' sociologica, un po' psicologica, una è fiducia e l'altra è riconoscimento, che c'è bisogno di grande reciprocità. L'imprenditore deve considerare le persone morbidamente un valore e cinicamente, per esempio, investimento. Sì, un vantaggio competitivo, ne ha scritto Jeffrey Pfeffer, che è uno che si occupa di potere, insegna potere, le tecniche di potere, quindi valore umano, morbido, cinico, vantaggio competitivo, cioè sanno fare cose più di altri, e il terzo è un po' politico come elemento, lo sappiamo noi che seguiamo la politica, no? Un primo ministro inglese di Israele diceva: "With words we govern men", cioè governiamo le persone, gestiamo le persone con le parole. Ecco, le parole sono decisive per il clima. Chiudo con un esempio. Siamo stati in una delle tante imprese familiari proprio di recente, il padre il fondatore, l'ex moglie sull'amministrazione, un figlio sulle vendite, l'altra figlia... Già che si tenga l'ex moglie... È encomiabile. Allora, le parole usate da lui erano esattamente queste. Quindi la responsabile amministrativa non era la responsabile amministrativa, era la mia ex moglie, il mio figlio primo, il mio figlio secondo. Quindi, ecco, diciamo che il riconoscimento nell'impresa familiare dei ruoli, delle competenze, del valore della persona, morbido come umano e cinico ma reale come vantaggio competitivo, poi si devono esprimere nelle parole giuste con cui tu chiami quelli che sono con te a lavorare. Bene, io voglio sapere assolutamente questa azienda come si gestisce con la ex moglie, poi mi suggerirai nell'orecchio più tardi di che azienda si tratta, che vado a trovarla anch'io. Il micromanagement, Enrico, e ora ci devi spiegare di che cosa si tratta, perché non tutti lo sanno, quanto pesa sul clima aziendale e sulla motivazione che poi hanno i collaboratori? Perché allora, qui c'è un po' di pressione, no, che viene messa sulla capa del lavoratore. Sì, diciamo il micromanagement è quando c'è una persona che è particolarmente affezionata al comando e al controllo e quindi non si fida ai propri collaboratori e ha la necessità quasi fisiologica di stare a controllare e a verificare ogni loro singolo passo. E questo quanto pesa sul clima aziendale? Tantissimo, perché è come essere il maestro in una classe di bambini e trattare tutti come bambini. Quindi, cioè, a parte l'onere dell'essere micromanager, che comporta che tu ti accolli tutta una serie di compiti che vanno oltre i tuoi compiti operativi, che sono quelli di controllo e lavoro degli altri, per i quali paghi delle persone, quindi le dovresti rendere, ritenere responsabili dandogli fiducia e facendogli fare quello che sanno fare evidentemente bene senza che tu le debba controllare,
E questo chiaramente impatta perché sovraccarica l'imprenditore di compiti, perché chiaramente disperde le sue energie. Dall'altra parte deresponsabilizza i collaboratori e li irretisce in qualche modo, perché se tu mi controlli qualsiasi passo che faccio, prima di tutto io percepisco che tu non hai fiducia in quello che faccio. Quindi da un certo punto di vista un dipendente dice che mi paghi a fare, allora mi metto qua, aspetto che mi dici quello che devo fare, e quindi... E questo ovviamente influisce sul clima aziendale, sulle prestazioni, perché banalmente tutti poi iniziano ad aver paura di fare quel passo, perché qualcuno glielo controlla, qualcuno gli può dire va bene, non va bene, e questo irretisce anche la creatività, che è il motore pulsante di qualsiasi attività, è quello che sprigiona quello che sono le prestazioni delle persone. Ma senti, qui si entra poi nel quiet quitting? Eh sì, anche... Il quiet quitting o nella great resignation, che so, a seconda della persona come interpreta l'azione che deve fare, avvale di un lungo periodo di micromanagement. Quindi a un certo punto si stufa e va da un'altra parte, oppure si mette ancora, si accuccia ancora di più nella sua posizione e fa il minimo indispensabile. Io vi ricordo che voi tre potete interagire quando e come volete, questo è un salotto, purtroppo per problemi di distanza geografica non ci siamo potuti incontrare tutti in una stessa location, ma succederà perché io lo farò succedere e ve lo prometto. Domanda bruciapelo per Davide, il benessere aziendale e il clima aziendale dipendono solo dal titolare? No, perché adesso i miei imprenditori secondo me si sentono un peso di 200 kg sulle spalle, o almeno i più avveduti, perché dicono accipicchia, adesso tutto si è scaricato su di me. Dai loro una speranza per il futuro. No, certo, dopotutto hanno scelto di fare impresa, si chiama così perché non è una passeggiata, no? Però no, per carità, prima dicevo appunto del 99%, c'è sempre in realtà qualcosa che non dipende da me, io posso fare il massimo all'interno della mia impresa per generare circoli virtuosi, e poi c'è sempre quello lì o quella lì che guastano tutto, per cui sì, i collaboratori hanno comunque una loro responsabilità. Anche quando il conflitto è già nato, e quindi sto pensando a quiet quitting, o sto pensando alla great resignation, evidentemente io, sia per mio punto di vista, sia per portare fino in fondo la mia responsabilità, da collaboratore devo cercare di gestire questo conflitto con il management, con l'imprenditore o l'imprenditrice, con gli altri colleghi. Devo cercare di tirar fuori il meglio della situazione, perché comunque qui dentro ci andiamo a vivere 8 ore della nostra giornata quando ci va bene, no? E lasciamo i nostri bambini a scuola la mattina, li ritroviamo la sera e usciamo l'inverno che è buio quando arriviamo in ufficio, è buio quando ritorniamo a casa, quindi almeno quel frangente cercare di viverlo nel miglior modo possibile, per cui i collaboratori respirano il clima proposto, che magari è buono, e devono fare il più possibile per propagarlo, per essere casse di risonanza di quel clima. Io posso avere un mio quadro esperienziale negativo da una precedente azienda, da un precedente incarico, e posso avere anche un ego. Devo essere in grado di metterlo da parte riconoscendo l'obiettivo che abbiamo comune e cercando di viverlo al meglio, per me e per gli altri. Eh sì, hai perfettamente ragione, poi bisogna anche capire come si possa affrontare anche la capacità di mantenere un clima, di far permanere questo clima aziendale lungamente positivo, no? Perché poi sai, ci sono dei periodi in cui ci si discosta ancora. Come mantenere, dopo averli generati, appunto il senso di appartenenza, l'impegno e la condivisione della mission, Antonio? Perché poi sai, qua tutto sfugge. Anche questo vaste programme, nel senso che quando prima dicevo delle parole, no? E le parole contano, come le si usano nel costruirlo. Adesso non si usa più parlare in Francia si dice tu tu a ieno, quando ti autorizzano a darti del tu, no? Una volta, diversi anni fa, adesso si dà del tu con direttori, amministratori delegati, fondatori, eccetera. Una volta il tu era ascendere,
no? Perché era il senior o era il capo che dava la possibilità al junior di dargli del tu, anzi lo proponeva. Ecco, questo scendere, parlando della responsabilità dell'imprenditore per mantenere la condivisione, mantenere il senso di appartenenza, c'è ancora questa responsabilità di cura però a scendere. Cioè, credo nel fatto che queste dinamiche si tessano, si curino una per volta, una stanza alla volta, una persona alla volta, no? Quindi quello che vedo è che non vedo molto funzionare i grandi, diciamo, movimenti aziendali interni alla Scientology, dove arriva un guru, predica una cosa, dal giorno successivo tutti grande fiducia, tutti grande condivisione, tutti si seguono tutti gli stessi obiettivi. No, c'è una costruzione che è individuale, singola, poi si moltiplica, no? Anche per interposta persona, per un intermediario, ma bisogna un po' insegnare la cura di queste dinamiche una persona per volta. Grazie Antonio, e poi magari ci ritorneremo su questo tema, perché prima voglio capire da Enrico una cosa: il vil denaro, Enrico, può aiutarci a superare la scarsa chiarezza, il pessimo clima? Cioè, possiamo diventare così cinici ancora oggi da rinunciare al benessere all'interno dell'azienda? Cioè, è ancora qualcosa che funziona? Funzionava nel passato, ma oggi funziona ancora? Allora, nel passato funzionava, oggi direi funziona ancora, ma nel breve periodo, perché il compenso economico è un po' come l'infatuazione fra due persone, no? Cioè, dura poco, e se non c'è un allineamento sui valori di fondo e una visione comune, il rapporto poi finisce inevitabilmente, no? Quindi è un buon compenso, è sicuramente una misura a breve termine, un imprenditore, un'azienda può utilizzare, ed è sicuramente anche un buon incentivo, perché comunque è una forma di riconoscimento, ma una forma di riconoscimento estrinseca, perché le persone, una volta soddisfatti delle necessità primarie, e diciamo il denaro compra le necessità primarie, poi quando ci si eleva verso uno scopo, una progettualità superiore, poi hanno bisogno anche di altre cose. Quindi si diceva, lo rimenzionava, l'ho citato all'inizio, lo menzionava anche Antonio, il discorso del riconoscimento, per esempio, il fatto di essere rispettati. Queste sono cose che il denaro non può e non potrà mai comprare, così come non può comprare la crescita dell'individuo, quindi il fatto di far sentire l'individuo parte di una cosa più grande e all'interno di un percorso che porta sia a una crescita personale che a una crescita dell'organizzazione. Crescita personale dell'organizzazione che devono andare di pari passo. Quindi un po' un compenso per risponderti a un'ottima leva che però non dura, perché sulla lunga distanza e una lunga carriera, una lunga distanza, ci vogliono insomma altre cose. Sì, non basta. È un centometrista, non è un maratoneta, per usare un termine che oggi è particolarmente caro al nostro Enrico Zanieri, che abbiamo scoperto che ha fatto la maratona di New York, poi ha appeso le scarpette al chiodo e ha detto mai più, no? Sì. Ho rivelato un tuo segreto, Enrico? No, diciamo è stata una sfida personale per trovare il mio scopo superiore, perché non bastava più 100 metri, insomma. E ci hai fatto un bellissimo post, come sempre. Davide, che cosa devono fare, secondo te, questi poveri dipendenti, a parte tenersi il coltello tra i denti e difendere la propria posizione quando la situazione è veramente critica? Cioè, che messaggi devono lanciare al datore di lavoro? Cioè, come devono essere in grado di far percepire che la situazione è critica e esporla in maniera anche corretta? Non dimentichiamo che molti datori di lavoro, specialmente nelle piccole e medie imprese, vivono stress molto importanti, perché devono occuparsi di produzione, vendita, commercializzazione, ordinativi, cioè devono gestire tutta una serie di problematiche molto complesse. Non c'è un ufficio HR che possa aiutarli, no? Quindi come deve fare l'imprenditore, come deve fare il dipendente, scusa, a rivolgersi all'imprenditore facendogli capire che ha bisogno di qualcosa in più? Direi che la parolina magica l'hai appena detta. Io direi di sputare il coltello e di non tenerlo tra i denti, che a furia di stringere con i denti ci si taglia la bocca, no, ci si taglia anche la lingua.
No, no, ma cioè, la metafora è reale, cioè, effettivamente si arriva ad avere il coltello tra i denti perché uno vuole autoaffermarsi, sente di non avere il minimo ascolto e quindi non riesce più a capire che mezzo utilizzare e si passa all'aggressione, tra virgolette. Io credo che l'utilizzo migliore sia quello dell'espressione empatica e assertiva dei propri bisogni, delle proprie emozioni, delle proprie sensazioni. E qui ci deve essere uno scambio reciproco, come diceva giustamente anche Antonio prima, perché io ti posso parlare di quelle che sono le problematiche che io vivo all'interno della tua azienda, imprenditore, e se lo faccio vuol dire che la sento anche un po' mia, e l'imprenditore deve essere in grado di percepire questa roba qui e farne tesoro. È meglio delle persone che tirano fuori delle criticità, perché evidentemente lo fanno per poter aggredire delle proposte di soluzione, che non delle persone che vanno in giro con il coltello tra i denti e non ti dicono nulla. Quindi da parte del collaboratore è imparare ad esercitare grande assertività, imparare a conoscere le proprie emozioni, quindi intelligenza emotiva, e usare le due cose costruendo un proprio piano di gestione delle situazioni conflittuali. Ormai l'entusiasmo a quel punto lì evidentemente non c'è più, e quindi sarà difficile vendere un'idea nuova all'imprenditore, però quantomeno imparare a negoziarla, ecco, potrebbe essere la svolta decisiva. Sei senza microfono, Sara? Sì, sei in microfono. Mi ero ammutolita perché ero rimasta colpita da quanto stesse dicendo Davide. Sì, Antonio, io so che tu sei un consulente anche senior di Confartigianato Varese, eccetera, quindi hai solo un perché ruolo... sono vecchio. Non direi assolutamente, altrimenti potrei sentirmi particolarmente offesa. Quindi il consulente in un'azienda spesso viene vissuto come un intruso, diciamoci la verità, invece che ruolo può avere nello sciogliere quei meccanismi magari che si sono un po' induriti tra dipendente e datore di lavoro? Ma spesso è un buon enzima, no? È come il multivitaminico la mattina, perché porta nel corpo aziendale, magari come dici tu, irrigidito, dove magari il vertice le ha provate tutte, non trova altre soluzioni, porta dei educatamente, che vuol dire senza creare conflitti interni, spesso quando già ci sono, porta un po' di stimoli, porta aria fresca, porta idee nuove. Spesso che cosa favorisce, tornando al tema di prima, cioè l'argomento, le parole del discorso aziendale, aiuta a concentrarsi sul fuori, fa parlare i dipendenti dei clienti, del mercato, delle soluzioni, non del direttore, dell'amministratore delegato, del collega antipatico, del gossip interno. Arrivando da fuori non è preparato sugli argomenti interni organizzativi che magari sono ritriti o sono ridondanti, e aiuta un po' questa cosa qui, se si è capaci di ascoltare, se c'è la disponibilità, e favorisce un pochettino il cambio di argomento, una certa proattività nel prendere in considerazione idee differenti. Qualche volta funziona, qualche volta no, però può essere uno stimolo da questo punto di vista. Senti Enrico, io, a me viene da farti una domanda cattivissima, cioè mi viene da dire che sono in molti a pensare che la competizione interna, scusami ma so che esiste questa concezione, che la competizione interna sia fonte di forte produttività. Ora io mi domando se questo sia un retaggio degli anni 40 o se ancora abbia una forma qualsiasi di validità. Dimmi che retaggio. No, io pensavo che fosse un dubbio, diciamo, che ci siamo lasciati indietro qualche anno fa, ma visto che ce l'hai ancora ti do una risposta che si lega un po' a quella che ho dato prima, no? È tutta una questione di breve termine o di lungo termine, perché la competizione individuale o meccanismi che innescano una competizione individuale può essere premiante se tu guardi dei risultati di breve termine, perché allora... cioè si inizia a sgomitare, vince il più forte, però questo dura poco, perché poi questo provoca un ambiente, tornando anche al discorso del clima,
che è assolutamente tossico, per cui poi i risultati cascano dopo il breve periodo. Quindi il vantaggio competitivo che uno ha avuto da mettere in competizione persone a livello individuale cade subito, no? E poi recuperarlo e dare risultati consistenti sul lungo termine diventa quasi impossibile. Perché il business alla fine, come dice Simon Sinek, che è un autore che a me piace molto, è un po' un gioco infinito. Cioè un gioco che è sul lungo termine, specie il business intrinsecamente, ma anche le nostre carriere. Insomma, non è che ci dobbiamo stare una settimana o due a lavorare, ci dobbiamo stare decenni. Quindi, e questo, la competizione sicuramente è un qualcosa che invece influisce negativamente sul clima. E a questo si aggiunge un elemento che il nostro mondo è sempre più complesso, quindi ha sempre più bisogno del lavoro di squadra e quindi è sempre meno adatto avere delle individualità che competono fra di loro. Qui ci vuole quella che alcuni più guru di me, come usano un termine usato prima, dicono, ci vuole la competition, no? Che è un mix fra competizione e cooperazione, cioè un ambiente in cui sì, si compete, ma anche si coopera, si condividono idee, si sceglie la migliore e si va avanti per quello che è il risultato aziendale, che dovrebbe essere quello che prevale su tutto, oltre al risultato individuale. Senza avere forme di gelosia e di attaccamento eccessivo alla propria idea, che potrebbe non essere la migliore di tutte, no Enrico? Qui ci vuole anche un processo di tipo culturale, a mio giudizio, per molti dipendenti, per arrivare fino a dove ci hai portato tu in questo momento. Davide, parliamo di comunicazione, di comunicare obiettivi chiari e condivisi. Quanto conta l'ascolto in questo processo? Cioè, che ruolo deve avere? Come si fa ad ascoltare il dipendente da parte del datore di lavoro, sia in una grande azienda dove è difficile arrivare a tutti, sia in una piccola media impresa dove magari si può arrivare a tutti, ma si ha anche un po' la preoccupazione di arrivarci per non avere critiche da parte del dipendente. Quindi l'imprenditore si tiene un passo indietro, ovviamente. Io non chiedo, lui non dice, nessuno sa, e andiamo avanti così. Beh, se c'è questa preoccupazione c'è un problema di fondo grave nell'esercizio della leadership. Ma al di là di questo, credo che sia fondamentale ascoltare tanto quanto sentire. Sull'ascolto Antonio prima ha detto delle cose estremamente sagge nella creazione di fiducia e di riconoscimento, nella spinta ad agire, citava anche dei metodi comunicazione e contatto diretto con i singoli individui, con le singole persone, però io non sarei contrario ad estendere la cosa e ad andare anche a pacchetti più grandi man mano che si sale, cioè posso avere dei team, posso avere dei responsabili di linea, posso avere anche l'intera azienda, e quando dico ascoltare e sentire, mi riferisco, facciamo un esempio pratico, tu prima in apertura giustamente dicevi siamo ormai sotto Natale e aziendalmente parlando, anzi siamo in ritardo, perché per alcune aziende ormai quella fase lì è iniziata a fine settembre o addirittura all'inizio settembre. Ascoltare la propria azienda vuol dire anche sapere che magari io ho un'azienda che opera in un settore per cui in questo periodo dell'anno, in questo ultimo trimestre, faccio il risultato di tutto l'anno. E quindi è un momento di estrema tensione, di ansia, che i collaboratori possono vivere con stress, in cui devo spingere un po' di più perché devo ottenere dei risultati, ed ecco, riuscire a fare un'introduzione a questo evento mi può aiutare a tenere il collaboratore e la collaboratrice più in linea con i nostri obiettivi, e quindi ascoltare cos'è che loro ci vorrebbero mettere di loro, per poterlo poi riproporre in termini di cultura aziendale globale, di visione aziendale complessiva, di obiettivo condiviso. Questo nelle piccole e medie imprese spesso non esiste, semplicemente perché non c'è un momento in cui ci si ferma un attimo e ci si ascolta. E l'ascolto non deve essere mirato al rilevare le criticità e basta. Mi trovo male con quello, ho problemi così, facciamo schifo di là. No, l'ascolto io l'ho imposto. Gestisco l'impresa con la cultura del si lavora per guardare a cosa possiamo fare meglio domani, e quindi quando ti vengo ad ascoltare mi proponi quello che tu vuoi fare meglio per te stesso e come noi possiamo metterlo in piedi. Quindi diventa un lavoro costante di tenere i collaboratori che ascoltano
l'azienda e la direzione in cui stiamo andando e gli obiettivi che vogliamo condividere, e l'ascolto di come loro possano essere importanti per questi obiettivi, di modo che si ritorni al concetto di famiglia, visto che ci dobbiamo stare qua dentro, e facciamolo nel migliore dei modi. Quindi lo vado a fare in vista dei momenti più critici al ritorno dalle vacanze, perché ci vuole un po' una spinta. Io il 3 gennaio non ho tutta sta voglia di tornare al lavoro, che, come dicevo prima, è buio quando parto di casa, è buio quando ci ritorno, fa freddo. Sono stato in vacanza a rimpinguarmi di spumante e panettone, poi torno e devo lavorare. Ah, che bella cosa. Bene, ascoltare questo sentore da parte del collaboratore per poter andare ad intervenire con la comunicazione, con l'argomento, con il parlare, con il discorso, come diceva Antonio, diretto su ciascun singolo interprete della propria funzione e anche in plenaria. Questa cosa la deve fare necessariamente direttamente l'imprenditore o l'imprenditrice? Non necessariamente, può anche trasmetterla delegando. Io direi però, da quanto tu mi stai dicendo, che c'è di sottofondo in tutto quello che avete detto voi fino a questo momento, c'è un grosso cambiamento di cultura aziendale anche da parte dei dipendenti, a mio giudizio, che deve essere fortemente modificato, perché siamo abituati a comportarci in un modo e forse non vediamo altre alternative al nostro modo di comportarci, e questo vale anche per il datore di lavoro. Quindi io credo che la cultura aziendale che si debba costruire in questa direzione debba essere uno degli obiettivi per noi per costruire le aziende del futuro. Non so se la pensiate come me in questo senso, Antonio. Che dici? Certamente, tra l'altro mi soffermavo su quello che diceva Davide, che era molto pungente sul tema dell'ascolto. Infatti sai, Sara, che l'abbiamo stressato noi un sacco di volte, certo, parlandone in più versanti, sia l'ascolto morbido, che viene considerato ogni tanto un po' sfigato perché è un po' da analista, no? E non, sembra che non produca ricavi, quindi l'ascolto del professionista, il dipendente in quanto persona, ma anche dell'ascolto, torno al cattivo aggettivo di prima, cinico, no? Per cui ascoltare il dipendente significa moltiplicare la conoscenza, le informazioni di cosa fa, di cosa fa. Cioè, mi sembra che Da Vinci dicesse che saper ascoltare volesse dire possedere oltre il proprio cervello anche quello degli altri, no? E quindi diciamo che quell'ascolto lì è un fattore decisivo. Lo sappiamo, Sara, perché nel mondo di oggi la priorità delle imprese sembra sempre dire, scrivere, raccontare. Poi fai l'evento aziendale, il collega che sta al terzo piano, al secondo piano, non lo sa. Fai il webinar e il cliente non lo sapeva. Quindi educare, come diceva Sara, la cultura del prendere le informazioni, sapere che chi sta a fianco a te ha un pacchetto di informazioni che ha elaborato, è un passo grandioso. Alla fine noi che non lavoriamo con le mani, alla mattina riceviamo delle informazioni, le elaboriamo e le restituiamo arricchite. Questo è il nostro lavoro. No, quindi se però non è sempre così, lo sappiamo, no? All'interno di realtà specialmente produttive, che sai che noi siamo la seconda manifattura d'Europa e di questo dobbiamo tenere sempre conto. Senti, mi viene da dire, Rico, che sono in molti a pensare che la competizione interna sia fonte di forte produttività per l'azienda. Vero o falso? Questo ce lo siamo detti prima, Sara. Scusa, ho perso il filo del discorso, scusatemi. Sono Enrico, una volta condivisi obiettivi comuni, vision e mission, come li si mette a terra per non farli rimanere solo filosofia? Scusate, ma io sono andata completamente sommersa dalle vostre splendide parole. A questo punto mi autolicenzio, me ne vado e potete andare avanti da soli. No, mi autolicenzio anch'io, perché la risposta a questa domanda in realtà l'hanno già data sia Antonio che Davide, no? Sì, perché in parte sì. È una cosa che riguarda la comunicazione. Nelle piccole e nelle grandi, io ho esperienza di grandi aziende multinazionali, ma quello che ho visto anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese non è molto differente. In genere, invece di avere dei dipartimenti, si hanno dei reparti, ma cambia poco, perché le persone molto, molto spesso lavorano per silos.
Quando si hanno obiettivi condivisi e comuni, quindi si è già fatto un grande step, perché comunque si è fissato quello che è l'obiettivo, quindi si è alzata la prospettiva delle persone rispetto a quelli che sono i loro confini o i confini del loro dipartimento. Come si mettono a terra? Comunicando, perché tipicamente quando è fissato l'obiettivo andiamo tutti in quella direzione, io poi, siccome appartengo a una funzione o a un reparto, devo comunicare in maniera trasparente agli altri quali sono i miei limiti, i miei constraint, quelli sono i miei problemi in relazione al raggiungimento dell'obiettivo. Se questa cosa qui la fanno in maniera trasparente tutti e comunicano quindi a livello fra i reparti, non sono all'interno del solito reparto, ma si apre una discussione aperta dove si analizzano questi vincoli e insieme ci si cerca di trovare una soluzione al superamento degli stessi, ecco, questo è un buon modo operativo per mettere a terra questi concetti e arrivare tutti insieme a quelli che sono gli obiettivi comuni, perché poi se un problema è di un dipartimento però questo inficia il raggiungimento dell'obiettivo comune, poi gli altri sono responsabili anche di aiutare e di rimuovere queste barriere. Questo fatto per tutti i dipartimenti poi consente il raggiungimento di quello che si diceva sono gli obiettivi comuni, appunto. Antonio, quanto è importante l'ingaggio dei singoli dipendenti attraverso il lavoro per obiettivi, di cui oggi si parla moltissimo? Adesso uso una parola che conosco clienti, dipendenti, amici che usano tanto, che è ping. Non ho capito benissimo cosa voglia dire, no? Però il pingare è come lo stimolo, diciamo, tecnologico dell'app che ti dice... Enrico, rispondi, ti ho mandato la mail. Davide, guarda, hai visto che ti ho citato su LinkedIn, non hai ancora condiviso. Ecco, questo tema qui è molto interessante in questo periodo, secondo me, rispetto alla domanda che hai fatto. Mi ci interrogo spesso, perché è il tema della tecnologia, no? Cioè usare la tecnologia per il coinvolgimento, per l'ingaggio. L'engagement, alla fine, è un termine che abbiamo un po' preso dai social network, che si basano sull'aggancio delle emozioni per produrre delle reazioni, non per produrre delle reazioni professionali, no? Però oggi nascono, per chiudere, un sacco di tecnologie, sono i cosiddetti tools professionali, sono tutti basati su questo tipo di elementi. E io vedo persone, imprese, organizzazioni, che sono un po' inebriate, rimbambite da tutta una serie di tools, diciamolo in inglese, quindi strumenti tecnologici, per cui che cosa succede rispetto a quello che dicevamo prima, cioè il fatto che il nostro lavoro è fatto di ricevere un'informazione, elaborarla e restituirla, che fai una riunione in diretta, siamo su Stream Live, intanto che Sara parla, Enrico mi manda un link nella chat di fianco, poi ci risentiamo con Davide e dico, senti, mi puoi mandare il Word? Lui mi manda il Word e dice, no, però te lo metto su Drive. E io gli dico, no, però Enrico me l'aveva messo su StreamYard, sulla chat, aspetta che te lo mando su WhatsApp. Allora arriva poi Sara, me lo manda sulla intranet, finisce, che è il risultato di questa magica organizzazione tra persone, è che io ho la ricetta della torta dove c'è scritto: il cucchiaio vai a prenderlo in cucina, lo zucchero vai a prenderlo in cantina, il burro è nel frigo, per prendere la farina devi andare a fartela prestare dal vicino. Capite che io impazzisco se ho stimoli multipli che arrivano da canali differenti. La tecnologia un po' oggi ci sta portando verso queste dinamiche qui, dove l'obiettivo di condividere, di collaborare, di ingaggiarsi meglio, secondo me non è molto raggiunto. No. C'è ancora da lavorare. Davide D'Ambrogio, senti, oggi in un contributo parlavi di ambiente in cui non esiste la propria posizione, ma il proprio contributo. Me la spieghi questa, che mi piace un casino? Veramente. Beh, molto volentieri, molto, molto volentieri. Allora, ma fa il paio con quello che diceva anche Enrico poc'anzi. Abbiamo visto, tra l'altro, con dei recenti sondaggi, come le persone che lavorano, dipendenti, cosiddetti dipendenti, o per meglio dire collaboratori d'azienda, oggi mettono ai primi tre posti dei loro fattori motivazionali in azienda il riconoscimento, l'attenzione che ricevono e il coinvolgimento, no? C'è un grosso bisogno di autoaffermazione, per cui queste tre cose qui, questi tre valori, vengono prima dello stipendio, che è al quarto posto. Per poter fare, se voglio fare una considerazione su questi tre elementi,
evidentemente devo capire che c'è appunto questo bisogno di autoaffermazione e che quindi le persone vogliono dare il loro contributo. E se io le porto in un posto in cui smettono di voler dare il loro contributo quando già sono venute che ce l'avevano lì in tasca pronta a tirarlo fuori, evidentemente sto sbagliando qualcosina. Quindi quello che intendevo con dare contributo è le persone hanno questa esigenza e hanno anche voglia. Noi ci prendiamo in giro e vediamo degli annunci di lavoro in cui c'è scritto cercasi persone motivate. Motivate da che? A venire a lavorare per te 8 ore al giorno? Parliamoci chiaramente. Anche io che lavoro da solo e faccio un mestiere che amo, me lo sono costruito a mia immagine e somiglianza, se potessi andrei al mare o a giocare a basket. E non è che mi metterei a lavorare. Per cui quella roba lì in realtà è cercasi persone che vogliono dare un contributo, a cui noi diamo la possibilità di dare un contributo. Questa è la verità, questo è il creare un clima, questo è il dare degli obiettivi. Il fatto che diceva Antonio di creare tutta questa serie di input vale anche per gli obiettivi, perché noi non stiamo disperdendo l'idea macro. Qual è il fine ultimo? Perché facciamo le cose? Perché le facciamo così in questa azienda? Se io riesco a coinvolgere le persone in questo, vedranno quella roba lì grande e ci metteranno qualcosa di più grande. Anziché il singolo mi devi mettere la matita lì, la penna lì e rispondere all'email entro 24 ore o al telefono entro il secondo squillo. Sì, quello beh, andranno oltre, no? Andranno oltre, Davide. Esatto, perché gli sposti la prospettiva non è più l'albero che hanno davanti, ma è l'intera foresta. È così. È così. E noi speriamo di aver presentato una foresta davvero importante a tutti coloro che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, lo so che saranno tanti, nella poi newsletter che noi manderemo alle nostre imprese. Io intanto che mi sono sentita piccola in questa intervista con tre persone veramente di altissimo livello, ringrazio moltissimo Antonio Belloni, coordinatore del nostro Centro Studi Imprese Territorio, grazie Antonio davvero. Grazie Enrico Zenieri, project manager e LinkedIn Top Voice 2022, seguitelo a tantissime altre cariche ma non mi ci stavano proprio. Grazie Enrico. Grazie a voi. E grazie a Davide D'Ambrogio, Career and Executive Coach, consulente HR, LinkedIn Top Voice 2022. Anche lui va seguito insieme, così come Antonio e così come noi, Imprese Territorio. Io vi do appuntamento per la prossima settimana. Ci troviamo il 16 novembre alle 12:30 con il tema Le catene del valore si va verso il chilometro zero, punto di domanda. Ci sarà con noi il professor Rodolfo Elg, ordinario di economia politica all'Università Luc di Castellanza ed esperto di globalizzazione ed effetti delle politiche commerciali. Cercheremo di entrare nell'hard economy per cercare di capire che cosa sta succedendo alle forniture nelle nostre imprese. Io vi ringrazio davvero tantissimo di essere stati con noi e spero in futuro di poter ritrovare Davide ed Enrico insieme ad Antonio, naturalmente, ancora qui su questi item per scoprire sempre qualcosa di nuovo. Grazie davvero a tutti voi e buona giornata. Grazie. Buona serata.